sanificazione anti-coronavirus eseguita solo da società qualificate, igienizzazione e disinfezione delle superfici con prodotti a base di etanolo al 70% o ipoclorito di sodio 0,1%, rimozione di tutti i tessuti non necessari nelle case, solo lavanderie industriali certificate o con apposito piano di autocontrollo del ciclo di lavaggio per il cambio biancheria. Sono solo alcune delle misure previste dal protocollo di pulizia e sanificazione messo a punto da Italian Way, startup che ha contrattualizzato finora oltre 1.300 immobili in 70 destinazioni italiane in cui accogliere viaggiatori in cerca di un'esperienza di soggiorno in relax, comfort, ma soprattutto sicurezza. Il nuovo prerequisito che guida le scelte di chi non vuole rinunciare alle vacanze nella cosiddetta fase 2. Secondo misure più stringenti di quelle previste nel documento unificato delle regioni, Italian Way ha quindi creato un innovativo protocollo per garantire immobili con garanzia di disinfezione, come spiega Michele Fionda, direttore generale di Italian Way. Innanzitutto è andato ben a definire che cosa intendiamo per le famose tre parole che nel gergo comune e nella diversi comunicati e diverse occasioni, diciamo, di discussione in queste settimane sono state usate magari anche un po' in modo non preciso. L'igienizzazione, che è una cosa e che riguarda proprio l'eliminazione di sostanze organiche da qualsiasi superficie, la disinfezione, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute, la 5443, che vuol dire definire ed eliminare dalle superfici con sistemi di disinfezione a base di ipoclorito di cloro, la candeggina, e di alcol, eliminare tutto ciò che è virus, batteri, funghi e muffe. E poi la sanificazione intesa come intervento di tipo volumetrico. Tutti i nostri appartamenti sono già da oggi, in questi giorni, pronti e disinfettati. Per dare, diciamo, visibilità di questa cosa abbiamo costruito un sistema di comunicazione sulle OTA, sulle Online Travel Agencies, un bollino, un watermark, una specie di bollino di garanzia, che si chiama proprio garanzia di disinfezione, per comunicare subito all'ospite che inizia, speriamo sempre di più, a fare domande e cercare soluzioni per le vacanze che stanno, speriamo, appena arrivando nel periodo estivo, andare proprio a cercare un senso di sicurezza. Con oltre 1.839 consulti clinici e interventi a distanza, 332 accessi agli ambulatori in videochiamata e videochat di supporto psicologico e oltre 415 chiamate al servizio di Nurse Coach, il centro clinico Nemo ha rafforzato il suo impegno di presa in carico dei propri pazienti anche a distanza. Il centro clinico Nemo infatti sta affrontando uno sforzo straordinario per garantire l'assistenza dei bambini e degli adulti con malattia neuromuscolare e delle loro famiglie. Per la comunità delle persone con sclerosi laterale amiotrofica, SLA, atrofia muscolare spinale, SMA e distrofie muscolari è vitale non interrompere la presa in carico. Queste patologie, infatti, che colpiscono in Italia circa 40.000 persone, sono altamente invalidanti, progressive nel tempo e definite ad alta complessità assistenziale, per le quali è necessaria una presa in carico multidisciplinare di molteplici aree funzionali, da quella degli aspetti respiratori agli aspetti motori e nutrizionali, alle abilità funzionali di comunicazione, fino agli aspetti psicologici e sociali. Le parole di uno psicologo del Centro Clinico Nemo di Milano, Jacopo Casiraghi. Di offrire un servizio che potesse aiutare tutti i nostri pazienti affetti da patologie neuromuscolari. D'altronde noi medici e in questo caso psicologi del Nemo dobbiamo essere anche particolarmente flessibili, e se non lo siamo noi che lavoriamo con persone che devono imparare a convivere con la perdita della forza muscolare e quindi della flessibilità, voglio dire, se non cerchiamo noi di adattarci ai loro bisogni, non vedo chi altri potrebbe farlo. E SciWeb, che è questa offerta gratuita di supporto in senso terapeutico, psicoterapeutico anche alle famiglie online, in un mese e mezzo, in 6 settimane, ci ha permesso di fare già più di 380 colloqui, e anche la vita di queste persone con queste patologie neuromuscolari ha dovuto ovviamente subire dei drastici cambiamenti improvvisi. C'è da dire che loro ci hanno mostrato di avere anche tante risorse, perché in fin dei conti, a differenza forse nostra, erano già abituati a vivere nell'incertezza, e quindi
questa, che è una cosa dolorosa, no? L'incertezza dovuta e legata alla loro patologia, gli ha dato però quella marcia in più per superare forse in maniera più efficace tutti i problemi, i fastidi e anche il dolore di questo periodo che stiamo invece vivendo tutti quanti noi, no? E questo progetto rientra comunque sia all'interno della campagna di Santi Ma Vicini, che è stata promossa da Isla Onlus, Famiglia SMA e WDM Onlus, dedicata ai centri clinici NEMO. Trovo che sia bellissimo che le associazioni di quei pazienti che noi come centro clinico cerchiamo e vogliamo curare stiano invece cercando di curare noi in questo momento di crisi. Prosegue l'impegno di Angelini Pharma per aiutare chi combatte in prima linea contro la diffusione del Covid-19 a partire dai medici di medicina generale. L'azienda donerà oltre 70.000 flaconi e oltre 500.000 bustine di Amukina Gel a SIMG, la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale, e alla FIMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, al fine di consentire al personale sanitario e ai pazienti che accedono agli studi medici la disinfezione delle mani. Abbiamo ricevuto con grande piacere questo ingente quantitativo di gel disinfettante che con estrema sensibilità e cortesia è stato donato ai medici di medicina generale dell'associazione che rappresento e ad altre associazioni di medicina generale, ha dichiarato Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale, SIMG. Abbiamo già iniziato l'invio coordinato ai medici dei prodotti ricevuti. Si tratta di dispositivi indispensabili e purtroppo, vista la situazione emergenziale, non sempre semplici da reperire. Desidero quindi esprimere la nostra gratitudine per questa donazione incondizionata che rafforza la solidarietà tra i professionisti della medicina generale e le aziende del settore sanitario. Lo sforzo congiunto di tutti noi, ha concluso Claudio Cricelli, consentirà al Paese di affrontare e superare anche questa durissima prova.